Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordet. Siamo collegati in diretta con il dottor Angelo Serri, direttore di Tipicità a Fermo, nelle Marche, questa edizione 2021. Tipicità quest'anno raggiunge il traguardo della 29ª edizione. Le ultime due, per ovvi motivi, sono state in periodo lockdown o quantomeno in periodo di limitazioni con il Covid. E proprio in questi giorni facciamo una Figital Edition, che, come dice il nome, è a metà tra fisico e digitale. Quindi facciamo tutto quello che è possibile in base alle vigenti disposizioni fisicamente, il resto è in digitale. È una modalità che abbiamo già sperimentato ampiamente anche nel Grand Tour delle Marche, una modalità ad assetto variabile, in quanto nel Grand Tour delle Marche, che ti ricordo copre praticamente 7-8 mesi, nei periodi iniziali lo abbiamo fatto tutto in digitale, in mezzo è cresciuto il fisico fino a raggiungere quasi nei mesi estivi il 100% di fisicità, e poi è ritornato a dicembre completamente chiuso, quindi in digitale. Ma questo ci ha permesso di raggiungere ascoltatori, visitatori tra virgolette, che non avremmo mai immaginato. Ti do un solo dato: Tipicità Digital Edition, la prima che abbiamo fatto nel 2020, ha avuto ben 208.000 contatti Facebook certificati, più Instagram, Twitter e il nostro portale. Ma la cosa significativa è che ben il 6% di questi provengono dal Nord America, Stati Uniti e Canada, una cosa impensabile e che chiaramente lascia intravedere che quando ritorneremo all'agognata normalità, alla fisicità totale, comunque ci resta in eredità un bagaglio di un mercato, se lo vogliamo chiamare così, un auditorio che non avremmo mai avuto. Quali sono i paesi partecipanti? Tra l'altro si legge ben 34 eventi, insomma un bel lavoro, una bella promozione del territorio marchigiano. Appunto, 34 eventi in appena 9 giorni, 8-9 giorni, quindi un impegno notevole, ma questo perché noi ci siamo ben attrezzati. Perché il concetto che io ribadisco sempre a tutti: bisogna prendere atto, essere coraggiosi, questo non si può fare più, e vedere che cosa si può fare. Salutiamo Angelo Serri, alla prossima tappa.